Con la voglia di non fermarsi, l'Avellino si presenta a Vercelli con l'ormai collaudato 4-4-2, fronte offensivo composto da Verde e Ardemagni, subito protagonisti al Piola. Sul mancato disimpegno Vives stende la punta bianco-verde, nessun dubbio per Martinelli e calcio di rigore per l'Avellino. Verde va a segno con il mancino, ma è tutto da rifare secondo il fischietto di Roma 2. Ancora Verde dagli 11 metri, non cambia lato, respinta di Provedel, ma è proprio il folletto di scuola Roma a ribadire in rete, vantaggio irpino all'ottavo. Ancora la dabba a sancire l'1-0 Avellino sotto il settore ospiti. La pro si accende con un tentativo di testa di Rolando Bianchi su cross di Mammarella e controllato da Radunovic. Il serbo si fa trovare prontissimo poco dopo sul destro di Emanuello dal limite d'area. Pro Vercelli che si rende pericolosa in più di un'occasione nella ripresa. Omeonga è provvidenziale sul tentativo di Emanuello e l'Avellino prova a chiudere la sfida con la serpentina di Lasic, ma lo slovacco è rimpalato in corner da Provedel. In pieno recupero e pressione Pro Vercelli con Comi che stacca in aria, Moretti va di braccio largo ed inevitabile il calcio di rigore per i biancoscudati. Il gol dell'ex per un pari beffa all'ultimo minuto, Comi trasforma l'1-1 con rammarico Avellino. Non era facile venire qua in un campo così stretto, in un campo che la palla viaggia a 200 all'ora, siamo stati bravi nel contenerla e nel ripartire, abbiamo avuto delle ripartenze buone. Peccato, andiamo a casa con un po' così, però consapevole di aver affrontato anche una squadra in salute, ecco.